San Valentino è alle porte e oggi ti insegneremo a creare l'atmosfera romantica per te e il tuo partner e anche a decorare la tua casa per le vacanze. Stamperemo una lettera d'amore con una molletta, trasformeremo le caramelle in angeli e faremo dei regalini a forma di simpatici gufi. Per il primo hack servono un filo rosso e una lampadina. Piega il filo per formare un cuore. Crea due cuori e fissali a un cubo di legno. Estrai le parti interne da una lampadina e usala per coprire il design del cuore. Aggiungi un messaggio d'amore. Un delizioso e romantico souvenir riscalda i cuori degli innamorati con la sua luce. È davvero unico! E ora ti diremo cosa puoi fare con le tue caramelle preferite. Impasta un pezzo di argilla leggera. Fai una palla e fissala alle caramelle. Attacca due palline più piccole. Piega un filo giallo diverse volte. Utilizza una pistola per colla caldo per unire il filo alla palla di argilla. Disegna gli occhi e una bocca. Ritaglia le ali dal foglio di gomma piuma. Incollale all'angelo. Disegna degli spartiti musicali e mettili in mano all'angelo. Ora non hai solo caramelle, ma un trio di angeli divertenti! Sono così carini! Per questo life hack occorre una cornice. Stampa una mappa e ritaglia dei cuori. Fissali alla cornice con l'aiuto della colla Elmer. Il primo luogo è quello in cui vi siete incontrati e il secondo è dove vi siete dati il primo bacio. Attacca le etichette. Crea una linea tratteggiata con una freccia. Regala la cornice con le mappe invece di un biglietto di San Valentino, un regalo romantico che ti farà ricordare come è iniziata la tua storia d'amore e ti regala un momento di piacevole nostalgia. Qual è il modo migliore per dare un anello a qualcuno? Ce n'è più di uno! La cosa importante è che il dono venga dal cuore. Avrai bisogno di molte scatole, di ogni dimensione che puoi trovare. Prendi una piccola scatola. Riempila con paillette brillanti e nascondici l'anello. Avvolgi la scatola con carta da regalo. Versa le paillette anche in una scatola più grande. Chiudila e incartala. Ripeti la stessa cosa con una scatola leggermente più grande. Ora metti questa scatola in una scatola ancora più grande. Impacchetta accuratamente ogni strato, aggiungendo glitter e coriandoli. Scegli carte da regalo con stampe diverse per rendere ancora più emozionante il processo di apertura. Infine, siamo arrivati alla scatola più grande. Mettici dentro il regalo. Legala con un nastro rosso. Dai il regalo alla tua dolce metà. La scatola ha un aspetto molto imponente, quindi nessuno penserà che il regalo sia piccolo. E scartare è già così divertente che potrebbe essere meglio dell'anello stesso. Questa sì che è una vera sorpresa! Sicuramente non si aspettava di trovare un anello in questa scatola! Ecco cosa puoi ricavare dal nastro e dal filo di carta rossa. Taglia via parte del nastro e piegalo a metà. Fissa un pezzo di nastro biadesivo su ciascuna estremità. Incollali a cerchio. Uniscili con l'aiuto del nastro biadesivo. Avrai bisogno di più cuori possibili. Fissa i cuori al filo con una pistola per colla caldo, cuori di carta che formano un cuore grande. Una ghirlanda per San Valentino è pronta! Sembra davvero romantica! E per il prossimo life hack hai bisogno di un pezzo di cartone e di una penna. Taglia una freccia dal cartone, colorala con un pennarello nero attorno ai bordi. Piegala per il lungo. Fai dei doppi tagli. Inserisci la penna negli occhielli. Crea diverse di queste penne e regalale a tutti i tuoi compagni di classe!
Chi riceverà uno di questi insoliti regali di San Valentino apprezzerà sicuramente questo pensiero a forma di freccia di Cupido. È una sorpresa adorabile e utile. Per la prossima idea, cerca la tua foto preferita di voi due. Stampala! È meglio usare della carta spessa. Fai dei segni sulla foto con una penna. Disegna grandi pezzi di puzzle. Taglia lungo le linee e mescola i pezzi. Stampa un'altra fotografia e inseriscila nella confezione. Metti anche il resto dei pezzi. Naturalmente, il modo migliore per assemblare questo puzzle è insieme. Il prossimo life hack lo faremo con un pezzo di cartone. Disegna un cuore tratteggiato. Fai dei fori. Ora hai bisogno di una ghirlanda natalizia. Inserisci le lampadine nei fori. Posiziona il cartone in una cornice. Il risultato è una bellissima lampada. Un cuore luminoso fai da te, creato per i tuoi cari, sarà un regalo di San Valentino memorabile. Ora hai bisogno di un tubo di cartone, carta per scrapbooking e un po' di decorazioni. Copri il tubo con la carta rosa. Piega il bordo verso l'interno. Attacca gli occhi a un becco giallo. Disegna le ali su un pezzo di feltro rosso. Ritagliale. Incolla le ali al tuo gufo. Applica la colla a caldo. E cospargilo di paillette. Metti una lettera d'amore tra le ali. Fai un altro gufo dell'amore. Come ti sembra per San Valentino? I gufi si sono rivelati semplicemente fantastici! Quando sei innamorato, vuoi tenerti per mano con la tua anima gemella tutto il tempo, ma nel freddo vento di febbraio le tue mani si raffreddano immediatamente. Ti insegneremo come tenere calde le mani. Avrai bisogno di due guanti, uno da maschio e uno da femmina. Taglia le punte dei guanti. Fai un taglio all'interno. Cucili insieme. Come decorazione ritaglia un cuore dal feltro. Cuci il cuore con filo rosso acceso. Fatto! Un guanto per coppia ti permetterà di stare sempre insieme. Finalmente! Potete tenervi per mano e mantenere vivo il calore tra di voi, anche nel clima più freddo. E ora ti spiegheremo come trasformare una semplice candela in qualcosa di speciale. Taglia la candela in più parti. Tira fuori lo stoppino. Taglia la candela a pezzetti. Prendi uno stampo in silicone a forma di cuore. Posiziona gli stoppini nelle formine. Versaci i pezzi di candela. Sciogli la cera in forno e lasciala raffreddare. Togli le candele dagli stampi. Hai delle belle candele con un tocco d'amore. Metti dell'acqua in un vaso di vetro largo. Lascia cadere dei petali di rosa sulla superficie. Metti le candele sui petali. Accendile. Le candele galleggianti e i petali saranno perfetti per creare un'atmosfera romantica e renderanno la tua serata davvero magica. Per il prossimo hack avrai bisogno di palloncini gonfiati con elio. Prepara alcune foto tue e del tuo partner. Attacca dei pezzi di nastro biadesivo a ciascuna immagine. Lascia volare i palloncini. Attacca le fotografie alle corde. Le decorazioni fluttuanti creeranno la giusta atmosfera e renderanno felici te e il tuo innamorato. E per il prossimo life hack, prendi un foglio di gomma piuma e una molletta. Taglia un cuore dal foglio di gomma piuma. Fissalo alla molletta con la colla a caldo. Prendi altre due mollette e ritaglia delle lettere. Fissa le parole con la colla a caldo. Il timbro "Ti amo" è pronto! Con questo timbro puoi fare una dichiarazione molto importante in modo semplice. Applica la pittura con un pennello. Disegna un cuore. Ora metti la pittura sulle lettere e stampa la scritta. Confessare i tuoi sentimenti è diventato molto più facile. Se non riesci a dirli direttamente, basta stamparli con il timbro su un foglio. Ti sono
sono piaciuti i nostri life hack per San Valentino? Quali userai per affascinare il tuo partner? E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere altre idee romantiche per San Valentino su Trum Trum.